Il fronte del sì al referendum costituzionale si è dato appuntamento nell'auditorium Guarasci della provincia di Cosenza per ascoltare Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali. Chiare e semplici le sue parole. Se vince il sì il 4 dicembre la riforma diventa realtà, se vince il no lasciamo tutto com'è oggi. È chiaro, è certo. I valori fondanti del popolo italiano, della nostra Costituzione, noi non li tocchiamo, quelli restano. Però abbiamo bisogno di cambiare la seconda parte se vogliamo che l'Italia funzioni meglio. Abbiamo bisogno di istituzioni più semplici, che funzionino meglio, di meno burocrazia. Quello va cambiato, quello stiamo cambiando. E io la sento tutta l'urgenza di farla oggi questa scelta, tra 15 giorni. Perché abbiamo aspettato 30 anni. E perché chi per 30 anni non è riuscito a fare le riforme ci sta dicendo di aspettare ancora? Ma cos'altro dobbiamo aspettare? Il ministro ha illustrato alcuni punti salienti della riforma, come quello che riguarda la riattribuzione di alcuni poteri allo Stato centrale. Avendo attribuito tutta questa competenza alle regioni, ma in molti casi sovrapponendo la competenza delle regioni a quella dello Stato, abbiamo creato confusione. Non solo perché ci sono tutti questi ricorsi, contenziosi, cause tra Stato e regioni, che ovviamente fanno la gioia degli avvocati, però forse un po' meno la vostra gioia. Nel corso dell'incontro, accalorato intervento del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. Non c'è un giudizio universale sulle funzioni di governo. C'è qualcosa che va ben al di là di un governo o di una giunta regionale, ben al di là di uno schieramento. C'è l'interesse del paese al centro di questo passaggio di questa riforma. Ma di politica si discuterà subito dopo si discuterà di governo, di giunta regionale, di tutto quello che vogliamo. Se ne discuterà un minuto dopo se ne discuterà. E ognuno naturalmente porterà le sue tesi.